Salve a tutti e benvenuti, il mio nome è Kos, questa è una battaglia online di Napoleon Total War in cui comando gli inglesi contro il mio avversario che utilizza i russi. Le mie unità sono composte da una guardia del generale normale, 4 dragoni, 2 unità di fucilieri posti ai lati, ma adesso cambieranno posizione, 2 unità di fanteria di fucilieri e in più un reggimento, 2 reggimenti di guardia a piedi e un 88esimo reggimento di guardie Connaught Rangers. Il mio avversario invece ha 6 unità di lancieri, una unità di ussari e poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unità di Jäger russi e un'unità di General Staff del generale. Incominciamo a far andare il gioco. Incomincio immediatamente a far avanzare le truppe e, notando la presenza dei 6 lancieri, sposto le unità inizialmente sul fianco destro. I suoni che sentite sono di 2 mod che ho scaricato, di musiche e di rumori di tamburini e di nuovi rumori per i moschetti. Facciamo avanzare. Come potete vedere, il mio nemico incomincia ad avanzare con i suoi lancieri, portandosi avanti sul suo fianco sinistro. Porta avanti anche Jäger in corsa, che però non dispone come fanteria leggera, ma li tiene uniti. Notando praticamente tutto questo assembramento di cavalleria, potenzialmente pericolosa a causa delle lance con la loro carica 38, decido che loro sono l'obiettivo più importante da affrontare, così sposto l'intera fanteria sul mio fianco destro per affrontarli e sposto invece i miei fucilieri, che hanno più raggio rispetto agli Jäger russi, sulla sinistra della mia fanteria, mentre i miei dragoni e il mio generale si faranno scudo con la fanteria. Il mio nemico cerca di aggirarmi, sperando che io vada ad impattare contro la fanteria, ma non è così. Infatti continuo ad avanzare, il mio obiettivo è lui. Sono questi assembramenti da 6 lancieri. Lui si accorge del pericolo, ma lo ingaggio per primo con i fucilieri. Si accorge del pericolo con i lancieri, decide di fuggire, di ritirarsi momentaneamente. Allora sposto la fanteria, convergendo sulla sinistra, sulla sua fanteria, mentre i dragoni sono in avvicinamento a passo lento. Ed ecco qua che a breve incomincerà a fare un assalto, eccolo qui, incomincia a lanciare la carica. Noto il pericolo e non aspettavo altro che questo per mettermi inquadrato, e le unità incominciano a disporsi. Immediatamente lui nota il pericolo, lascia alcuni però dei suoi uomini a farsi maciullare, fermo lì sul posto, e decide di attaccare poi successivamente 2 fucilieri che mi ero dimenticato di posizionare i blocchi per la cavalleria. Ero convinto inizialmente che con i lancieri volesse attaccarmi il generale, che era ancora lontano rispetto alle altre fanterie, però non fu così. Subito dopo, vedendo che i suoi lancieri sono tutti occupati con i miei fucilieri, li lancio all'assalto per ingaggiare il suo generale, mentre la fanteria avanza per ingaggiare la sua fanteria leggera. E il fianco sinistro viene tenuto da 2 quadrati, anche se non li ho disposti bene come speravo.
qua la sua cavalleria è in pericolo, non riesce ad affrontare i due quadrati e il suo generale è finalmente morto, permettendomi quindi di pressare l'attacco e il nemico avrà un morale dimezzato, se non comunque ridotto. Decido quindi di attaccare direttamente le fanterie e porre così fine alla battaglia. Infatti a breve si sentirà la fine dello scontro. Ecco qua. 612 uomini in campo, 145 perdite, lui ne ha avute il doppio, quasi. Grazie per aver ascoltato.